Sabato l'abbiamo fatto con la Champions League, quest'oggi lo facciamo con l'Europa League, dai quarti di finale alla finalissima con tutti gli accoppiamenti ufficiali. Ragazzi, let's go, immergiamoci. Allora ragazzi, eccoci qua. L'altro giorno sono stati sorteggiati i sorteggi ufficiali dell'Europa League, dai quarti di finale alla finalissima, e sono uscite delle sfide assurde, perché da un lato abbiamo Benfica Marsiglia e Liverpool Atalanta, dall'altro invece abbiamo Milan contro Roma e Leverkusen contro West Ham. Si sa già poi come saranno le semifinali, perché il tabellone è già stato scritto, è quello che vedete adesso a schermo. E quindi ragazzi, andiamo a simularci la fase finale dell'Europa League. Ci sono tre italiane, speriamo che una possa vincerla. Io ci sono, voi ci siete, ma dovete fare ancora una cosa: commentate qua sotto scrivendo in questo momento quale squadra andrà a vincere in questa simulazione, in questo video, l'Europa League, perché chi indovina si becca il cuoricino nei commenti. Forza italiane! Io ragazzi non sapevo se mettere la maglia del Milan, della Roma o dell'Atalanta, quindi ho detto metto quella dell'Inter Miami, che ho appena comprato nella mia vacanzina a New York. Ragazzi, ci siamo, immergiamoci. Si parte con Benfica Marsiglia, una partita un po' così, ma comunque da fare. Si inizia con le partite di andata: Benfica contro Marsiglia. Ve lo dico, non mi interessa molto questa sfida, perché le altre sono molto più succulente. Però vediamo come va. 3, 2, 1, 1-0 per il Marsiglia. Jeffrey con Dogbia. Va bene, va bene. Rimaniamo sempre da questo lato del tabellone. Ragazzi, all'Atalanta non è andata per niente bene, perché c'è Liverpool-Atalanta. Io ci credo. Poi vediamo che succede. 3, 2, 1, let's go! Oh, calma. 3 a 2 per il Liverpool, Luis Diaz sta là. E Luis Diaz, però con Paredes e Lookman tengono in piedi l'Atalanta. Con Luis Diaz che tra l'altro ha segnato quasi al 90esimo. C'è speranza Bergamo, c'è speranza Bergamo, vai. Terzo quarto di finale, adesso cosa abbiamo? Abbiamo Leverkusen West Ham, vamo. Da una parte il Leverkusen che stava rischiando di uscire contro il Karabag, ma che è super primo in Bundesliga davanti al Bayer. Dall'altra il West Ham. Vediamo un po' l'andata, la simuliamo così. 3-2-1! 3-1 per il West Ham, che però giocherà al ritorno senza Alvarez. Ma mamma mia, gioca tutto il secondo tempo in 10, 3-1. Vabbè, andiamo con la partita più importante, quella che interessa il più noi italiani. Milan-Roma, che tra l'altro spero di essere allo stadio a vederla. Incrociamo le dita. Milan-Roma, due italiane che si incontrano in una sfida eliminazione diretta di una Coppa Europea. È già successo l'anno scorso con Milan-Napoli e Milan-Inter. Quest'oggi tocca a Milan-Roma, c'è sempre il Milan di mezzo. E allora 3, 2, 1, 2-1. Giroud, El Shaarawy, Mancini. Ma grazie al gol del francese il Milan rimane aggrappato alla qualificazione. Ci sarà tutto un ritorno da giocare. E allora io direi, abbiamo visto le 4 partite di andata, andiamo con le 4 gare di ritorno. Le italiane ci possono ancora credere. Allora io direi, le due partite dove non ci sono italiane le simuliamo rapidamente, le altre due ce le facciamo in maniera un po' più divertente, integrale. Partiamo con Marsiglia-Benfica, la partita della quale non interessa niente a nessuno, ma una delle due va in semifinale. E ci va il Marsiglia, che vince l'andata e vince al ritorno. 2-0 il totale, il Benfica clamorosamente eliminato. Ma tra l'altro mi stavo chiedendo, ma il Siviglia dov'è? Che di solito è sempre in finale di Europa League. Boh, perso. E dall'altro lato abbiamo West Ham contro Leverkusen. 3-1 l'andata per il West Ham, poi tocca alle italiane, ma adesso il Leverkusen deve ribaltarla. La ribaltata col Karabag, sta facendo una stagione folle, non perde da 46 partite, vediamo! 2-2 non basta! Inks, Hoffman, Paquetà, ma il Leverkusen è rimasto in 10 con l'espulsione di Kosunu dopo pochissimo. Frimpong l'aveva ripresa subito, ma non è bastato. West Ham in finale insieme al Marsiglia, e ora tocca Liverpool, Atalanta e Milan, Roma. Andiamo. Liverpool, Atalanta. 3-2 l'andata per il Liverpool, l'Atalanta però ci crede, a casa, a Bergamo, e allora simulazione integrale. Dai ragazzi! Il Liverpool è il pallino bianco, l'Atalanta quello grigio. Attenzione all'Atalanta, subito che spinge, cos'è? Calcio di rigore? Calcio di rigore? Direttore? Calcio di rigore! Calma! Lookman, subito! Può andare a portare in parità la sfida! Lookman! 1-0! 3-3 il totale! L'Atalanta ci crede! Dai ragazzi! Sarò con te e tu non devi mollare! Abbiamo un sogno nel cuore! Ma dai! Ma stavo cantando per l'Atalanta! Forse ho sbagliato a cantare la canzone del Napoli per l'Atalanta, però manca fa così, Darwin Núñez. Ma noi ci crediamo! Noi ci crediamo! La gente come noi non molla mai! La gente come noi non molla mai! Grazie Gilbert, Nana! Cop Miners, 2-1! Perché la gente come noi non molla mai? Ecco, ecco, l'ho detto, l'ho detto! Momo Salah, 2-2, niente. L'Atalanta aggrappa sempre il pareggio, ma poi il Liverpool torna in vantaggio. Ma poi che partita è 2-2 dopo 30 minuti? Vabbè, è anche vero che Atalanta e Liverpool sono due squadre pazze. Ecco, pazze, pazze come questo controllo stranissimo. Ma la palla rimane lì, attenzione, ancora, l'Atalanta che spinge, ci prova. Serve un gol per il pari, serve un gol per il pari. Palla fuori. Avanza ancora però l'Atalanta allo scadere. Lookman doppietta.
Atalanta 3-2, lo stesso risultato dell'andata. Ma qua si è giocato solo 45 minuti. Ma immaginate se finisce davvero così sta sfida, 3-2 all'andata e 3-2 al ritorno dopo solo 45 minuti. Parità assoluta, mamma mia, è come se fossimo 0-0, 45 minuti da giocare. Ora l'Atalanta da destra verso sinistra, il Liverpool da sinistra verso destra, deve difendersi l'Atalanta in qualche modo. È indifendibile il Liverpool, indifendibile McAllister. No, Darwin Núñez. Il sogno rischia di finire qui, 7-5, l'Atalanta ha tenuto, ci ha creduto, ma sembra star crollando sul più bello. Poi cosa vuol dire? Si dice star crollando? Non penso, ma non importa. Niente, finita, finita, Dominic Szoboszlai, 8-5, l'Atalanta ci ha creduto. L'Atalanta ci ha creduto e ora non rimane solo che sperare di non prenderne troppi, ecco. Oh, attenzione però, sarà espulso! Come sarà espulso? Ma non poteva venire espulso prima, crediamoci. L'Atalanta è pazza. Su questo gioco succede di tutto. Calma. Niente. Speravo rigore, invece fuori gioco. Avanza Darwin Núñez. Darwin Núñez. Altro che recuperarla. Qua non bisogna prenderne altri. Trent Arnold 6-3. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma che risultato è? Attenzione all'Atalanta che ci prova. L'Atalanta c'è. Ma sì, sto festeggiando, non so perché raga. 9-6 il totale. 5 minuti alla fine della partita. Ultima azione per il Liverpool, che non vuole fermarsi. Vuole fare il gol numero 10. Glielo impedisce l'Atalanta. Carne secchi. Si riparte. Ma purtroppo la sfida è finita. È finita, vero? È finita? Sì, è finita. Liverpool che batte l'Atalanta e che quindi vola in semifinale. Ma tanti applausi per l'Atalanta che ci ha fatto sognare tutti quanti. Adesso, ultimo quarto di finale, Milan-Roma. Ed eccoci qua ragazzi, tutto pronto per Roma-Milan. Una va a casa, l'altra continua il suo sogno in Europa League andando in semifinale. E allora, vediamo un po' quale squadra coronerà il sogno e quale squadra invece potrà dichiarare la sua stagione fallimentare. Andiamo, Roma contro Milan. Si parte dal 2-1 dell'andata a San Siro in favore della Roma, che adesso è quella con il pallino rosso, come il gol di Pellegrini. 1-0, 3-1 il totale. Ok al Milan, che però non ci sta. Reinders allarga dall'altra parte, palla dentro per Giroud. Si è girato ancora Giroud. Com'è l'andata? 3-2. Il Milan non vuole mollare, il diavolo c'è. Giroud per Bennacer, palla dentro! Samuel Chukwueze! La rivolta al Milan! Dopo essere andata sotto dopo un minuto, sotto di due, adesso il risultato dice estrema parità, 3-3. Ok la Roma però in contropiede, la Roma vuole ritornare avanti, il Milan però dice di no. E allora, Rafa Leao, pronto a imbastire la ripartenza. Giroud, Giroud, dentro, per Rafa Leao! Traversa incredibile! Traversa incredibile, sta ancora tremando, tremerà per tutta la partita. E Leao potrebbe sognarsela questa notte, vediamo. Dybala dall'altra parte, Paoloschi Dybaloschi, palla dentro, fermato. E allora, fine primo tempo, equilibrio assoluto. Pellegrini, Giroud e Chukwueze si stanno regalando uno spettacolo incredibile. Siamo già però ripartiti con il Milan che spinge ancora. Il Milan sta giocando nettamente meglio, anche se sta giocando fuori casa, ma non importa, perché loro ci credono, loro vogliono questa semifinale. Rafa Leao, questa volta non becca la traversa, questa volta la mette sotto l'incrocio. Il Milan è avanti, 4-3. Calcio di punizione, Giroud va a batterlo, Giroud col mancino la mette dentro. Nulla di fatto, la palla però rimane lì per Rafa Leao. 4-1 all'Olimpico. Cosa sto vedendo? Sta cadendo la Roma di Daniele De Rossi. Ancora Teo Hernandez, fuori di niente. Ma ragazzi, il cronometro dice 88 minuti. E allora possiamo dirlo, il Milan è l'ultima squadra che accede alle semifinali di questa Europa League. La Roma ci ha provato ma non c'è riuscita. E adesso arriva anche il fischio finale del direttore di gara e quindi abbiamo il quadro delle semifinali. Da una parte Milan-West Ham, dall'altra Liverpool-Marsiglia. Let's go. Ed eccoci qua con il tabellone delle semifinali. Marsiglia-Liverpool, West Ham-Milan. Le controllo tutte e quattro, così non andiamo a favorire nessuno. E allora partiamo con l'andata. Raga, il Marsiglia non ci voglio credere che arriva in finale. Vediamo, 3, 2, 1. Ok, 4-2 per il Liverpool. Darwin Núñez, Curtis Jones, Luis Diaz e Darwin Núñez. Ci posso stare, ci posso stare. E ora Milan contro West Ham. Oh, non fare scherzi Milan, non fare scherzi. Andiamo con West Ham Milan. Leao! Wow, Leao! 2-1 per il West Ham. Pacchetta, doppio gol dell'ex, non ci voglio credere. Giroud però tiene tutto aperto, come con la Roma. Il Milan perde 2-1 all'andata, speriamo vada uguale al ritorno. Ed eccoci qua con il ritorno. Ragazzi, Liverpool-Marsiglia, io vi voglio bene, ma so che non volete vedere la simulazione integrale di Liverpool-Marsiglia finita 4-2 all'andata. Quindi facciamo che faccia una simulazione veloce e andiamo direttamente al Milan. Ecco, ho fatto bene. 6-2 il totale, 2-0 per il Liverpool. Momo Salah,
E ora vediamo chi andrà in finale contro il Liverpool. Io spero il Milan. Te prego, Milan. Milan-Liverpool, mamma mia, che ricordi sarebbero Milan-Liverpool? Come le finali di Champions del 2005 e del 2007. Incrociamo le dita e andiamo. Ci siamo, ma prima bisogna mettere titolare qualcuno al posto di Gabbia. Io direi Malik, ciao. E allora andiamo. Milan-Liverpool per scrivere la storia. Let's go, ribalta la Milan. West Ham pericoloso in avanti. Difendiamo, non bisogna prendere un altro, ragazzi. Non bisogna andare sotto di due, sarebbe un grosso problema. Grosso, grosso, grosso problema. Non da Paquetà, che te ne ha già fatti due all'andata, Magnan. Pulisic, sulla destra, servito da Loftus-Cheek, gliela ridà. Palla dentro, no, c'era Giroud, che era pronto a girarsi. Occhio però al West Ham che avanza. Spinge il West Ham, il West Ham vola. Il West Ham vola, calcio di punizione da dentro l'area di rigore. GG, ma non importa. Attenzione, 1-0 World Pros. Si mette male per il Milan, ma anche con la Roma era sotto di due, io ci credo. Pulisic, salta l'uomo, Pulisic palla dentro. Ma non ci credo, ma come avete fatto a non segnare? Ma come? Ma dai. Mamma mia. Sta per scadere il primo tempo, il Milan deve farne due in 45 minuti per andare ai supplementari. Si mette male, molto male. Anche perché il West Ham continua a spingere. Magnan, mamma mia, mamma mia. Andiamo, dai, 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 dai. 6 tiri a 2 per il West Ham, il Milan non c'è. Per niente, basterebbe un gol per riaprire tutto. Dai, Reinders, Loftus-Cheek, gira ancora, dall'altra parte, palla dentro, eccolo il gol, non ci credo, ma cosa ha parato, ma non ci credo, ma dai, ma una vergogna. Giroud, ancora, per Chukwueze, Leao, Leao, gira, Teo Hernandez, Chukwueze, Giroud, girati Giroud. Loftus-Cheek, 85esimo, Giroud, palla dentro per Rafa Leao, Rafa Leao, Giroud, eccolo il gol, 1-1, prendere la palla, crederci, crederci, crederci. Il problema è recuperare la palla però, hanno messo il pressing, ci credono, mi sa che non la recuperano però, mi sa che non la recuperano. Melina, Melina, perdete palla, dai, pressione, attenzione, l'ha recuperata, palla dentro, sì, 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 Christian Pulisic, non ci credo, 3-3, 3-3, il Milan l'ha ripresa, tempi supplementari, follia, follia. Attenzione, Leao, 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 il Milan vuole dilagare adesso, dai Rafa, occhio, occhio a Paquetà, palla dentro Magnan, mamma mia ho paura di Paquetà, ma come l'ha ripresa il Milan, ancora spinge il West Ham, non bisogna farli segnare, non bisogna farli segnare, Magnan, migliore in campo, nettamente, finisci tempo, fischia direttore, finito il primo tempo supplementare, mamma mia che brividi, che emozioni, l'ho detto ragazzi, nel calcio basta un'occasione per riaprire tutto quanto, e l'ha dimostrato il Milan, Loftus-Cheek, dai, un gol adesso, Oliviero, salta tutti, Rafa, Rafa Leao, Rafa Leao, Rafa Leao il giocoliere, 4-3, 4-3, 4-3, non ci voglio credere, non ci voglio credere, adesso serve un gol al West Ham per andare ai rigori, ma la partita è praticamente finita, ultima azione, no, no, difendete, in qualche modo, buttatela fuori, fischia direttore, non ci credo, la ripresa Pulisic al 90esimo, Giroud all'84esimo, la decide Leao, il Milan in finale di Europa League contro il Liverpool. Mamma mia, andiamo, come nel 2005, come nel 2007, lì era la Champions, ma non importa, è comunque una Coppa Europea e contro il Liverpool bisogna vincere. Da una parte i rossoneri, dall'altra i Reds, da una parte il Milan, dall'altra il Liverpool. Si gioca allo stadio del Southampton, è la finale di Europa League, ancora una volta c'è un'italiana, l'anno scorso la Roma non ce l'ha fatta, quest'anno il Milan deve farcela. E allora, immergiamoci e spero che voi nei commenti abbiate scritto o Milan o Liverpool, vediamo, ragazzi, let's go, dai. Recupera subito palla il Milan con Oliviero Giroud che va, Oliviero, 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 ma perché corre così tanto Oliviero? Ecco, poi si ferma per... Ma cosa fa Oliviero? Ma già nella simulazione faceva così, si ferma per recuperare la troppa velocità che aveva avuto, ma perché? Occhio a Darwin Núñez, allora dall'altra parte, palla per Luis Diaz, che belle tra l'altro le grafiche dell'Europa League, sono quasi più belle di quelle della Champions. Luis Diaz, fermato da Gabbia, che torna titolare incredibilmente in finale. Momo Salah, la trivela di Salah per Van Dijk, Tomori, è più basso ma la prende lo stesso, non si sa come. Curtis Jones, Trent Arnold, Curtis Jones, si ferma, Curtis Jones manda tutti al bar, Tomori dice di no, allora Adli, si va da Loftus-Cheek, ce le ha solo dall'altra parte, ce le ha solo dall'altra parte, visto, un po' in ritardo, ma la palla gli arriva, Rafa Leao, la controlla con il collo ma va bene lo stesso, Leao, sale Teo, la catena di sinistra del Milan fa paura a tutte le squadre del mondo, Rafa Leao, Rafa Leao, tra l'altro questa potrebbe essere la finale, eh? Secondo me è molto plausibile come cosa, però vediamo, vediamo, intanto Teo Hernandez recupera la palla su Arnold, gli fa vedere la differenza di qualità, di velocità e anche, no, di età no, perché forse è più giovane Arnold, vabbè non importa. Occhio a Giroud, occhio a Giroud, occhio a Giroud, l'ha recuperata su Van Dijk, mamma mia, lui è l'uomo di questa Europa League, con che caparbietà, ma come l'ha presa Giroud, l'ha ripresa.
testa Giroud, mamma mia, su Virgil van Dijk, follia, follia e movimento, ma andiamo a rivederlo, guardatelo lì con che cattiveria gliela prende, poi da lì non può sbagliare, let's go, 1-0 Milan. E ora al 30esimo il Milan è avanti, 1-0. In questa finale che si gioca tra l'altro in Inghilterra, non nello stadio del Liverpool ma comunque nel paese del Liverpool. Curtis Jones, gabbia, 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 ripaga la fiducia datagli dall'allenatore. Robertson intanto, sta per finire il primo tempo. Cerchiamo di farlo finire così sull'1-0. McAllister, Szoboszlai, Szoboszlai, no, no, Szoboszlai, Szoboszlai fermato da gabbia. Luis Diaz allora, vada Darwin, vada Darwin, gabbia, dice di no. Loftus-Cheek, errore gravissimo di Loftus-Cheek, errore gravissimo. Due errori regalano i due gol in questa partita. Prima Van Dijk, adesso Loftus-Cheek, un errore imperdonabile in fase di uscita. E i giocatori di questo livello, come quello di Luis Diaz, non sbagliano, ne approfittano e non perdonano, 1-1. Io avevo detto ragazzi di provare a finire in fretta il primo tempo, non ce l'abbiamo fatta e quindi 1-1. Dai Milan, dai Milan, dai Milan, rinfrescati le idee nello spogliatoio e vai a vincerla. Reinders, dentro c'è Giroud, che vuole la doppietta. Doppietta in finale di Europa League, sarebbe un sogno. La palla è proprio per lui! Mamma mia, palla alta! Dai, 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 va bene. Adli bene dentro per Reinders. Bene da Leao, che ancora non si è acceso in questa finale. Giroud, 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 Giroud contro Van Dijk. Fisso su di lui a uomo. Rafa Leao, scarica dietro. Yashin Adli! Allison. Occhio però al recupero di Calabria. Palla per Pulisic. E una buona occasione per il Milan! Allison! Bene però il Milan in questo secondo tempo. Il Liverpool praticamente non ha mai superato il centrocampo. Adli, Giroud, Giroud per Raffaellino, fermato da Van Dijk. Ma il Milan c'è. Occhio però, che basta un'azione, lo sappiamo. Basta un'azione, mamma mia, Hernandez ammonito che fai ste cose, occhio Raffaellino Leao, palla dall'altra parte per il Christian Pulisic. Il Christian Pulisic per Adli. Adli, Adli, non ci voglio credere. 2-1 per il Milan, ha segnato Adli, follia. Gol di Adli in finale di Europa League. Vabbè, Giroud, ancora, per Bennacer, 81esimo, adesso il Milan vuole dilagare. Loftus-Cheek vuole farsi perdonare. Attenzione, questo è un fallo da rosso Questo è un fallo da rosso, direttore. E il colore del cartellino infatti è rosso, rosso, sotto la doccia. Si fa perdonare Loftus-Cheek. Perché calcia Tomori? Qualcuno mi spieghi perché calcia Tomori. Non calcerà Tomori veramente. Oh, oh, cosa fa Tomori? Ah, ok, uno schema. È uno schema. Rafa Leao! Potevate fare qualcosa di meglio. Però attenzione perché il Milan adesso è in 11 contro 10. Mancano 5 minuti alla fine. Fuori gabbia. Dentro non importa. Dentro Kier. Va bene così, va bene così. Molto bene che il Milan sta riuscendo a tenere la palla lì, nella metà campo del Liverpool. Quarto calcio d'angolo di fila. Molto bene. Il tempo intanto continua a scorrere. Pulisic la mette dentro, palla messa fuori, ma la palla ce l'ha ancora Adli, che la deve mettere lì, in cascina. Bravo, verso la bandierina, vai Adli, tienila lì, spreca tempo, molto bene Loftus-Cheek. Pulisic, passala dentro, passala, bravo, Leao, Rafa Leao! Samba, samba, samba du Portugal! Rafa Leao, 3-1, il Milan è campione d'Europa, let's go! Rafa Leao! Ciao Liverpool, ce l'hai fatta nel 2005, sei caduto nel 2007 e cadi di nuovo nel 2024, olè! Ed ecco la coppa che si tinge dei colori del Milan, il rosso e il nero, perché il Milan con il capitan Calabria che è pronto ad alzarla al cielo e la squadra campione dell'Europa League. Non so se vale dire campione d'Europa, ma noi lo diciamo, il Milan è campione d'Europa 2023-2024. E se ti è piaciuto questo video ti invito a guardare anche questo qua, fidati che non te ne pentirai. Parola di Venom!